Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24 per questa edizione della domenica, particolarmente ricca e corposa, visto che siamo stati assenti una giornata, quindi cercheremo di recuperare un po' quello che è successo nel corso delle ultime ore. Incominciamo il giornale parlando della carenza di medici ed ospedali nel pronto soccorso per quanto riguarda il Molise. L'allarme è stato lanciato dal sindacato dei medici ed il ministro della difesa Trenta, che si trovava in visita a Campobasso per una visita privata, ha dichiarato che il titolare da lei presieduto sta esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione e stiamo continuando a cercarla. Secondo un rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni, proprio Molise, Lazio e Lombardia sono le regioni che più stanno soffrendo la carenza di medici, mentre all'altro vertice della classifica si attestano Valle d'Aosta, Sardegna e Liguria. Occupiamoci adesso di salvataggio di migranti nel Mediterraneo. Questa volta Malta non volta le spalle e salva 37 naufraghi. Ci è voluto un continuo martellamento della ONG Alarm Phone per fare in modo che la Valletta portasse a compimento il salvataggio di 37 naufraghi che si trovavano in condizioni disperate. Nelle prime ore del mattino, la stessa Alarm Phone ha fatto sapere di aver ricevuto la conferma di Malta che i 37 naufraghi sono stati recuperati e portati nell'isola. Ci auguriamo che non ci siano stati morti. L'organizzazione che controlla il Mediterraneo ha terminato con un suo tweet dicendo: benvenuti in Europa. Adesso andiamo con due servizi da proporvi per questa domenica. Incominciamo parlando di ambiente, perché a Manfredonia c'è la rinascita delle zone umide costiere che un tempo erano state lasciate abbandonate al proprio destino, e poi ci sposteremo a Lucera, dove è stata trovata una intesa per quanto riguarda tra il comune della città Sveva e Laghisa. I servizi che ascoltiamo in dettaglio e in ordine sono di Saverio Serlenga prima e poi di Antonio Nino Bruno di Studio 9 TV, che ha intervistato il sindaco di Lucera Tutolo. Seguiamo insieme. Tutto inizia nel 2017, quando Centro Studi Naturalistici, Consorzio di Bonifica della Capitanata e Regione Puglia, con la fattiva collaborazione delle forze di polizia, hanno avuto il coraggio per la prima volta in assoluto di demolire un agglomerato di baracche abusive nella cosiddetta riservetta di Siponto. Giuseppe De Filippo, presidente Consorzio di Bonifica della Capitanata. Consorzio, il Centro Studi, la Regione e, diciamolo, le forze dell'ordine, perché la mattina 40 poliziotti dei nostri commissariati si presentano a dare manforte, è una restituzione di un pezzo di territorio ai cittadini. E quindi l'appello adesso è ai cittadini, perché noi ci lamentiamo sempre che le istituzioni non funzionano. Quando le istituzioni funzionano, però, i cittadini sono tenuti a rispondere. Quindi veramente al cuore dei cittadini, che si possano rimpossessare di queste aree ecologiche meravigliose e ne possano fare tesoro. Noi abbiamo la Marina Nuova di Manfredonia, abbiamo la Basilica di Santa Maria, abbiamo San Leonardo, abbiamo anche questo sistema ecologico. Messo in un circuito di turismo, questo è un patrimonio veramente da valorizzare e i cittadini ne debbono fare tesoro. Oggi, a distanza di 2 anni, quella zona è diventata un'altra oasi naturalistica grazie agli interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere della Capitanata. Nel convegno finale, Matteo Orsino ha illustrato l'importanza del progetto. Beh, sì, credo sia un intervento importante per le nostre zone, ma anche per tutto il sud Italia, sia in termini di dimensione, ma anche perché è stata recuperata un'area alla legalità. Sono stati fatti degli importanti interventi di conservazione, ampliate delle aree naturali. Parliamo purtroppo ancora dell'Alghisa. A che punto è la situazione? Beh, per fortuna vorrei dire che parliamo dell'Alghisa, nel senso che abbiamo terminato tutta la fase propedeutica alla gara d'appalto, quindi adesso è stata pubblicata la gara,
37 giorni, se non ricordo male, la pubblicazione, scadranno i termini per la presentazione delle offerte in una gara europea il 24 di luglio, dopodiché ci dovrà essere l'aggiudicazione provvisoria, quella definitiva, la verifica dei requisiti, questo tutto da parte della sua, della stazione appaltante della provincia, e poi dopo i termini dilatori la firma del contratto. Diciamo che abbiamo terminato, abbiamo praticamente fatto tutto quello che bisognava fare per arrivare a questo importante risultato. Quindi diciamo che in linea di massima per la prossima stagione autunnale dovrebbe andare in porto tutto. Sì, se non nessuno fa ricorso, se non iniziano ricorsi giudiziari, finora diciamo non ce ne sono stati su nessun appalto. Spero che anche questo vada liscio, cioè, allora l'unica cosa che mi sento di dire, perché i tempi purtroppo non è che dipendono da me, io non posso fare nulla, a questo punto noi abbiamo praticamente terminato quello che potevamo fare e che dovevamo fare, anzi noi quello che dovevamo fare è approvare il definitivo in giunta e l'esecutivo, come ce l'hanno sottoposto il giorno dopo l'abbiamo fatto, l'esecutivo la stessa cosa, sono tutti adempimenti burocratici che spettano alla struttura tecnica, che devo dire sta lavorando in maniera, come dire, incessante su questo, sono proprio i tempi tecnici, quindi non c'è nessuno che può accorciare i tempi, però quello che posso dire è che ormai ha le ore, i mesi contati. Ed ora un'ampia pagina sportiva, incominciamo con il basket, per il Basket Club Cerignola. Dopo la conferma di Beppe Bozza e del capitano Giovanni Romano, il club gialloblu ha ufficializzato anche per il prossimo anno i rinnovi sia di Donas Ionikas che Darius Vidauskas, che nella passata stagione gialloblu sono stati tra gli artefici della promozione dalla Serie D alla Serie C Silver, con più di 1000 punti in due tra regular season e pool promozione, un binomio perfetto tra esperienza e classe da vendere. Arriveranno altre notizie per quanto riguarda il sodalizio gialloblu nel corso dei prossimi giorni. Calcio, gli europei under 21 per l'Italia di Gigi Di Biagio, da di più aggrappata solo al suo destino. Gli azzurrini, dopo aver vinto la gara ieri contro il Belgio per 3-1 e la Spagna che ha battuto la Polonia per 5-0, deve affidarsi ai risultati che verranno dalle altre squadre, e quindi potrebbe anche non essere l'Italia la migliore seconda, non solo del suo girone, ma aspettando anche di vedere le disgrazie di altri. Particolarmente attesa domani la sfida tra Francia e Romania, che gli azzurrini sperano non debba finire in parità. È tutto per questa lunga edizione serale della domenica, prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, torna come sempre con la programmazione estiva domani mattina con la prima edizione alle 8:30. Buon proseguimento di serata e a domani.